Allora, dopo 30 anni, benvenuto e bentornato tra di noi. Grazie. È con grande piacere che ti rivedo. Ti ho lasciato da calciatore attaccante anemico, ti ritrovo con me. Anemico era poco, però era un ragazzo. Ti ritrovo come tecnico della squadra della mia città. Complimenti per la prestazione, abbiamo visto qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo. Nell'ambito delle nostre conversazioni con i colleghi ci siamo sempre lamentati di un adattamento dei calciatori che venivano utilizzati in ruoli diversi dalle loro caratteristiche. Tu oggi hai portato qualche novità e hai riportato qualche giocatore nel suo ruolo naturale. La mia domanda è, per Montiel è la stessa cosa? C'è più di una risposta a questa domanda. No, io non ho, essendo venuto qui da 48 ore, non avevo la pretesa di stravolgere niente. Ho cercato solamente di collocare quei calciatori dove hanno giocato più spesso negli ultimi periodi. Quindi non ho nessuna bacchetta magica, non ho nessuna. Io è una squadra questa qua che veniva da un periodo così, le aspettative sono tante, una rosa importante, quando non ci sono risultati poi si diventa anche un certo scoramento, chi non è utilizzato si sente emarginato, quindi su tutte quelle situazioni, però io sono ritornato in questa categoria soprattutto qua perché la proprietà è importante, la squadra è una squadra ambiziosa, però questo non basta. Io quando sono venuto qui ho chiesto solamente delle risposte sotto l'aspetto caratteriale. Ho cercato, non ho parlato tantissimo se non con qualcuno per cercare di capire dove si sentiva più tranquillo nel ruolo. Quindi mi sono adattato un po' ai giocatori. Io ho chiesto, dico guarda, preferisci, chiaramente poi partendo dall'altro 4 devi trovare anche l'equilibrio. Montiel aveva un giocatore. Ho incontrato un categoria superiore, la regionale, un giocatore è talmente bravo che tecnicamente può giocare in tutti i ruoli. A me piace anche davanti alla difesa come ruolo, perché è un giocatore che ha qualità. Però lui è una squadra che nelle ripartenze, poi oggi c'erano questi due mezze punte fra le linee molto rapide, Russotto e Fiori, che potevano metterci in difficoltà. Ho preferito riportare Vlahovic sul ruolo che chiaramente più qualità, però ha fatto molto bene, quindi devo conoscere ancora bene questa squadra, però sotto l'aspetto caratteriale la risposta c'è stata e devo fare complimenti ai ragazzi. Mister, è il caso di dire bene di Vici, visto che in 48 ore ci ha portato tre punti preziosissimi e ci sono, e riferisco quello che ha detto uno di Oanaclé, o entrambi. Cioè che in effetti lei gli ha il segreto è lei, c'è cioè la loro più o meno questo è il concetto. Serenità ha cambiato la testa. E non è poco, quindi il segreto, cioè raccontare un poco come ha fatto in 48 ore a fare quello che senza nulla togliere i suoi colleghi, forse c'è stato qualche problema in tanti mesi. Io faccio una valutazione come. Ho l'entusiasmo di un ragazzino ma per quelli nuovi, quindi so bene come sono queste situazioni. Quando si subentra la risposta deve essere sempre una risposta caratteriale. Io molti giocatori devo dire che li conoscevo. 4-5 l'ho allenati, Mengoni, Vlahovic, Naclerio, Cipriani, Rinaldi, sono calciatori che avevo avuto anni indietro e quindi un po' conoscevo le dinamiche. E è una squadra che conoscevo. Però non sarebbe né rispettoso da parte mia né cambiare la testa in 24 ore. Io volevo una risposta. Ho cercato, questo sì, ho detto io alla squadra, ho chiesto, non voglio sentire problemi. Io sono arrivato qua nello spogliatoio, non voglio sentire problemi. I ruoli, il modulo, la tattica, non voglio sentire problemi. Perché quando uno esterna troppi problemi si crea dei danni. Allora, venendo qua, dobbiamo cercare di rifare, come ho detto qualche ora fa nei suoi discorsi, un passo indietro tutti, rimettersi in discussione, ma non a parole, con i fatti, piano piano ritrovare quell'equilibrio, quella forza, quell'autostima che fa le squadre importanti, che hanno le squadre importanti.
io oggi sapevo che era una partita non semplice, quindi a me è piaciuta l'attenzione, il cercare di fare quelle poche cose che mi avevo detto, quindi non subire tante ripartenze. Noi abbiamo preso una palla a gol all'inizio, che c'è stata la diagonale sbagliata, poi però non facendo cose trascendentali siamo rimasti corti, non abbiamo subito ripartenze, abbiamo trovato un eurogol con Manco e lì abbiamo costruito la vittoria. Poi chiaramente il bisogno di Rossotto ha incanalato la partita, ma avevamo avuto tre palle gol prima delle espulsioni di Rossotto, quindi la squadra alla fine del primo tempo, poi dopo qualcuno era calato, ho dovuto fare anche qualche cambio, ma devo portare questa rosa i 18, 20, 21 che adesso c'è una settimana un po' delicata. Allora, lei ha detto giustamente di aver dovuto fare un po' di necessità virtù essendo subentrato a sole 48 ore. Sicuramente da quello che si è visto oggi, insomma, il modulo è un punto di partenza importante. E poi seconda domanda, campagna acquisti apertissima, sicuramente lei potrà dire la sua, ci sono giocatori come Germinale che erano stati messi in partenza per stessa volontà del giocatore, però Germinale l'ha già fatto bene. Allora, per quanto riguarda il modulo, dobbiamo trovare l'abito giusto a questa squadra, non servono ora cambiare moduli perché poi perdiamo un po' di identità, quindi la squadra deve trovare una sua identità e con quell'abito lì affrontare tutte le squadre in modo che gli altri si preparino di noi. Noi ci dobbiamo un po' adeguare durante la partita, anche oggi loro per stesso hanno cambiato modulo di due e mezze punte, un trequartista, due punte, si sono messi a un certo punto a tre, quindi lì i giocatori abbiano un pochino, ma cambiano delle diagonali di 10 metri, non è che cambia chissà che. Io cerco di trovare l'abito giusto in questa squadra per dargli sicurezza, perché le sicurezze ti aiutano poi a essere più forti in delle situazioni. E questa è una settimana, rispondendo alla seconda domanda, dove io ho detto a tutti, guardate che io ho tre figli, per loro purtroppo come si dice, come debolezze, spesso sono anche abbastanza debole nelle situazioni perché comunque finiscono sempre per vincere loro, però io il resto poi per me sono tutti uguali che c'erano. Io quando so che ho il rispetto come ragazzo, come non portano professionisti e io altrettanto rispetto loro, per me chi gioca o non gioca non è importante. Quindi io, se tutti, io ho detto qui, io non mando via nessuno. Se qualcuno si vuole tirare fuori alza il braccio perché è un atto di onestà nei confronti dei compagni, prima di tutto, perché io mi tiro fuori, quindi a me non interessa né il contratto, né il... perché ho tolto gli alibi dicendo non voglio problemi. Adesso c'è una settimana, chi dal 31 gennaio qui deve fare quello che gli vuole. No, è l'unico modo per andare d'accordo e per cercare di riportarsi, di riagganciarsi ai carri. Mister, indubbiamente per restringere il numero, ecco, dei convocati, lei comunque prima di questa partita ha fatto delle scelte. Immagino che essendo venuto da 48 ore ha fatto delle scelte anche di comune accordo con la società, perché insomma quando si fanno delle convocazioni è normale che uno si prende anche la responsabilità. Io ho fatto la convocazione oggi e... No, volevo capire, quelli che sono stati esclusi, cioè può essere anche un'interpretazione che ci proietta in chiave mercato oppure si riapre un discorso anche per gli esclusi, perché l'impressione è quella che è arrivato Carboni e ha messo dei punti fermi, nel senso il gruppo ovviamente deve essere scremato perché ci rendiamo conto anche che è difficile lavorare con tanti giocatori e, come dire, si è preso la responsabilità di fare determinate scelte che poi potrebbero anche condurre questi esclusi a, come dire, a trovarsi altra sistemazione. Volevo capire se c'è una logica. Io questo glielo dico per onestà mia. Io da quando alleno e ho preso anche qualche schiavo, a me le convocazioni, casomai discuto il sabato sera il ritiro, quando già ha fatto le convocazioni, ma io, a me nessuno mi ha chiesto, io ho detto convoco un gruppo, ieri sera l'ho portato, il venerdì sera tutti in ritiro, poi abbiamo fatto la rifinitura, dopo la rifinitura non ha senso portare 25 giocatori, 24, perché comunque c'è sempre quello
chi va in tribuna, e a me serve sempre, soprattutto 24 ore nella partita, che il gruppo pensa. Ne ho portate 19 perché ma le scelte mie non sono mai definitive, questo ve lo posso garantire. È chiaro che hai anche delle scelte in base ai ruoli. Oggi avevo portato un difensore, un centrale, volevo portare due centrocampisti perché non sapevo Montiel quanto reggeva, Mancosu quanto reggeva, di due davanti non sapevo quanto reggeva. È escluso un esterno, diciamo. Esatto. Che buona estratto in questi 24, in questi due giorni ha fatto due ottimi allenamenti, quindi la mia non è una scelta tecnica. L'ho portato al ritiro, oggi è toccata a lui, la prossima volta toccherà a qualcun altro, ma noi non dobbiamo partire sulla singola esclusione, noi dobbiamo partire da un concetto, se vogliamo. Ritroviamo tutti, come ho detto prima, un passo indietro per cercare di ricreare una squadra. Perché io da fuori avevo l'impressione che questa non fosse una squadra così ben compatta. Oggi ho visto dei segnali sotto questo aspetto qui, ma non ho la pretesa di aver risolto niente, perché sarebbe deleterio e utopia pura, insomma, pensare anche di squadra. Quindi ci sono delle scelte, un allenatore è pagato per fare delle scelte, si gioca in 11, io poi da parte mia. Quelli che mi mettono in difficoltà durante gli allenamenti sono quelli che poi la domenica difficilmente tengo fuori. Quindi adesso c'è una settimana. Possiamo dirla che la utilizzerà per fare certo, altre valutazioni? Sicuramente, poi noi sul mercato, questa è una cosa che non si è mai tirata indietro negli anni, non credo se tiri indietro la che sono arrivato io, no? Quindi vediamo quello che si può fare, se esce qualcosa, perché qualche giocatore. Sua espressa volontà, non perché io gli ho detto a me non serve, perché io non dico mai nessuno a me non serve, per esperienza. Se poi tu ti metti in condizione di avere dei dubbi, sono contento di averlo. Quindi Germinale, tanto per fare un nome, per me è un giocatore importante, perché io me lo ricordo come giocatore importante. Quindi se ora sono qui, non è detto che non gioca, cioè, dipende da lui. Io ti garantisco la massima, gli ho detto non ti regalo niente, ma non ti tolgo niente. Quindi sta attento, l'allenatore deve solo cercare di tirare fuori il meglio dai giocatori. Adesso bisogna vedere. Oggi sono contento perché certe risposte ci sono state, ma il lavoro tanto e siamo indietro come complessivi, c'è poco da fare. Mister, ritorno su una frase che ha detto lei prima, ma per avere una maggiore chiarezza. Lei ha detto che Montiel può tranquillamente giocare nel ruolo di regista in questo modulo qua. Perché attualmente noi abbiamo soltanto Rajčić in quel ruolo lì, infatti per quanto riguarda il mercato si parlava di un centrocampista che avesse le stesse caratteristiche. Quindi insomma Montiel è un giocatore che per me, ripeto, se poi non fa le cose che dico io sta fuori anche lui, però siccome tecnicamente è forte, è un giocatore che può fare tranquillamente anche quel ruolo. È chiaro anche se quartista. Bravo. Perché i giocatori importanti poi se tu li fai giocare con la testa libera. Spesso riesco, il problema sono gli equilibri, quindi lui non è un grande interditore, quindi deve avere anche una buona fase difensiva all'equilibrio quando perde palla. Noi questa squadra l'avevo vista a Perugia, l'avevo vista in casa, due o tre volte l'avevo vista, spesso prendeva queste ripartenze, in casa segnavamo poco, credo 8 gol, 9 gol quanti gol abbiamo fatto. Quindi ci sono giocatori che ho preferito lui oggi sulla tre quarti, come interno, Mancoso, due punte, perché dico se riusciamo a rubare palla. Loro sono venuti anche abbastanza spregiudicati, i giocatori tecnici che stanno a calcio poi innescano quelle giocate che gli va in porta, quindi deve crescere come condizione, perché anche lui non aveva 90 minuti, poi era diffidato, 5-6 diffidati, chiedevo continuamente chi era diffidato. Bisogna conoscersi, però insomma dai, rimbocchiamoci le maniche, cerchiamo di far quadrato tutti per vedere se ci togliamo qualche soddisfazione. Un'altra curiosità, perché tra noi addetti ai lavori si parla di questi fantastica tanto, no? Lei conosce benissimo Cipriani, ha visto oggi all'Opera Marotta, possono giocare insieme? Possono giocare insieme, io qui ci sono quattro attaccanti, più Altinier che al momento non so se è nato o meno, c'è buon aiuto con un attaccante esterno, un giocatore, quindi gli attaccanti ci sono, io sono qua per cercare di aiutare il Benevento, non per fare delle scelte per escludere qualcuno. Oggi preferivo due attaccanti che comunque anche in fase difensiva hanno lavorato molto. Marchi e Marotta hanno lavorato tantissimo. Marchi si è sacrificato tantissimo. Marchi è un giocatore che se ne trova anche un po' di fiducia sotto porta, siccome gli sa fare la fisicità,
è un giocatore importante, come ho detto prima, Germinale, Cipriani, Marotta. Sono loro che mi devono mettere in difficoltà con le scelte, non io. Io non parto mai prevenuto con nessuno. Ha dato fiducia ad Anaclerio perché lei ricorda il giocatore che aveva a Bari e che con lei era sistematicamente titolare. Non ce l'ho altro a Bari, però a parte la battuta ha interpretato bene. Io ricordavo quel giocatore lì, quindi non è stata una scelta di esclusione di Riccardo Polizzi e lui. Michele, sì. Con me hai fatto 80 partite in Serie B in 2 anni. Riparto da questo, ma non anche lui, gli ho detto io, se può essere un giocatore che, come dicono qua, sei alla frutta, te ne stai fuori, perché io mi ricordo quel giocatore lì. I giocatori sono strani anche nella testa, quindi bisogna ritrovare, adesso è importante ritrovare la confidenza e l'unità di intenti. Questo è l'unica cosa che posso fare in questo momento. Quanto c'è anche dei tifosi in questa vittoria? Non poco, io a me non piace molto smielare. Qui c'è un po' che si ricordano, io ho un carattere che mi piace parlare, ma poi i grandi traguardi non vengono mai da solo, mai, non può essere solo allenatore, solo la società, c'è la tifoseria, c'è gli organi di informazione che è importante, a volte sembra una banalità, un mezzo voto in più, anche se uno ha fatto, se il giocatore non è così forte caratterialmente, si dice il 6 di, come si chiama, politico, il 6 diplomatico, no? Però in questo momento qui è chiaro che il vostro lavoro che dovremmo, insomma, scrivetevi per avere una critica, quindi quella è giusta, però deve essere una critica costruttiva, quello sì, quindi quando parlo di unità di intenti io coinvolgo tutto l'ambiente a 360 gradi. Questa è la ripresa, poi ci sarà il derby, cosa adesso lavoriamo partita per partita, ci penseremo la prossima settimana, adesso questa settimana qui è importante per capire anche meglio tante cose.